Ciao amici e bentornati a un'altra edizione della Reazione dell'Americano. Sono canadese, lo so, voi mi chiamate americano che sono dall'America del Nord, ma però qui in Canada se dico americano significa dagli Stati Uniti e io non sono dagli Stati Uniti, che gli americani se l'hanno appropriato il nome. Ma però la zia mi chiama americano, a essere dal Milano, e ho pensato. Prendo il nome Reazione dell'Americano. Questa canzone, Somebody Told Me, originalmente dal gruppo I Killers, or The Killers, è una canzone che già conoscevo. È il vero, già ho registrato prima il video di Somebody Told Me, ma però ero bloccato, io avevo usato il video dell'X Factor. So invece usiamo solo l'audio. E vediamo, spero che non mi bloccano. E devo dire che il video che ho visto originalmente era atipico glam rock, più in come erano vestiti, come erano sul stage. Come si dice stage? Boh, fammelo sapere. Iscrivi, piacere, like and subscribe e fammelo sapere come pensate di questa canzone. È una canzone famosa qui in Canada, non la versione di Maneskin, ma però dovrebbe essere famosa qui. Ora cominciamo con la canzone Somebody Told Me, versione da Maneskin. Qualche mi avete richiesto o mi avete chiesto che accento c'ha Damiano. E proprio lì si sente un accento più di l'Inghilterra. Non è accento americano, ma proprio è accento inglese. Non si sente l'accento italiano per niente, almeno non per me. Questo gruppo deve scoppiare qui. Spero che arrivino qui in Canada e gli Stati Uniti, che facessero un gran successo se le studio o le labels di musica facessero un po' di promozione qui, che c'è qualcosa di speciale qui. È un rock, non è rock come quello che stiamo a sentire ora, che sembra più come la musica popolare. È più un stile più classico, proprio un rock forte, un rock più duro. Pure questa versione, come l'hanno fatto loro, c'è un'energia. Quando ho visto il video sull'X Factor, erano incredibili guardando queste ragazze, proprio erano ragazzi, avevano forse 17 anni, c'era un'energia, una fortezza che amavo guardare. Scusa che non ho potuto farti vedere il video, ma però trovatelo sull'internet, lo vedete, era una grande presentazione che hanno fatto. Ora ritorniamo alla canzone. The rumor ruined my moonlight. Somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend. That I had a fabulous relationship. It's not confidential. I got potential for rushing, rushing around. Ready, let's roll onto something new. Taking it stolen and leaving without you. Cause heaven ain't cold in a place like this.
proprio lì aveva un sembrava come, non so se lo conoscete, Billy Idol, un cantante dell'anno 80. Proprio per un secondo ho sentito a lui, a Billy Idol. A me mi piaceva Billy Idol quando stavo crescendo. Siete grandi, Maneskin, siete grandissimi. Bring it back down tonight. Never thought I'd let a rumor ruin my whole life. Somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend. Then I had him bad, you had a real ass. It's not confidential. I got potential for rushing, rushing around. Patience. Sento un dolore dentro la voce sua, proprio si sente l'emozione. Per vero, Maneskin, io penso, io vedo quel chitarrista che ha la maglia dei Rolling Stones. Forse come i Rolling Stones hanno cominciato quando erano ragazzini e 60 anni dopo ancora. Si vedono in tour, ancora fanno la musica. C'è la possibilità qua che c'è tanto talento, troppo talento qui. C'è qualcosa di speciale qui. Questo è un gruppo che non sparisce. Non è come un one hit wonder o un gruppo che le vediamo per 3-4 anni e dopo spariscono. Loro ci saranno. Passano il testo del tempo, io penso. Somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend. That I had him fab you. I realized you. It's not confidential. I got potential. Rushing, rushing around. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend. That I had him fab you. I realized you. It's not confidential. I got potential. Rushing, rushing around. Yeah. Bravissimi, Maneskin. Ma sempre fanno qualcosa che mi fanno sorridere. Sono contento di sentire questa versione della canzone Somebody Told Me. Era bene fatto, e come ho detto a altri video, ma c'è niente che non sanno fare. Sanno fare tutto questo gruppo. Sono incredibile, come mi ripeto sempre, speriamo che arrivino qui all'America. Hanno arrivato a me, ma più sono una persona, qualche amico ora le conoscono, ma però ci serve la promozione dal label, quella è una cosa vera. Dimmi che pensate, scrivete, piacere, facete commenti per favore, vi rispondo. Ciao a tutti, ci vediamo. Presto, ciao!